Ciao cari amici, se siete giunti fino a questo video o avete visto i due video precedenti in cui davo suggerimenti su come avviare una carriera su YouTube, o appunto siete interessati a imparare a montare un video in maniera molto veloce, quindi con una sorta di piccolo corso di 10 minuti. Se è questo il caso, vi dico che in questi pochi minuti effettivamente vi insegnerò a montare un video, anche se ovviamente in maniera molto basilare, però da un unico video grande riuscirete ad avere un video finale comunque di qualità buona. Iniziamo dal software che ho scelto per voi e che vi suggerisco. Si chiama DaVinci Resolve e vi spiego perché ho scelto questo software, dato che comunque le alternative comunque erano molte. Prima di tutto perché ovviamente è gratuito, ma anche perché è disponibile su tutte le piattaforme. È presente per Windows 10, come per Mac, come per Linux. E ho dato precedenza a questo software rispetto ad altri perché secondo me comunque ha un'impostazione semplice da utilizzare. Basta capire proprio un paio di concetti e poi velocità di apprendimento comunque è abbastanza veloce, come dire, e poi perché è anche dotato appunto di strumenti avanzati che permettono di fare color correction, audio correction, permettono di fare anche un po' di motion graphics. E quindi, come dire, adesso iniziate, magari non sapete nulla, però la cosa vi piace, volete andare anche oltre, migliorare le vostre capacità e fare progetti più complessi, non avrete bisogno di cambiare software perché magari avete iniziato con un software molto basilare, ma questo appunto vi permette anche di aumentare quella che è la complessità dei video che creerete. Iniziamo con lo scaricare DaVinci Resolve. Nella fase di primo avvio vi verrà chiesto di rispondere appunto ad alcune domande. Arrivate in questa fase, se come immagino non avete avuto nessuna esperienza precedente, in realtà qualunque di qualsiasi di queste scelte è ugualmente valida. Come detto, questo non vuole essere un videocorso esaustivo di come utilizzare tutto questo software di montaggio video, quindi andiamo dritti al sodo. In questa zona dovrete portare tutti il materiale che dovrete utilizzare per il vostro video finale. Questa è la zona della timeline dove lavorerete visivamente al vostro video e questa è la zona di preview del filmato che state utilizzando. Quindi andiamo in questa zona, clicchiamo con il tasto destro, facciamo import media, o se volete potete anche trascinarlo direttamente da una cartella. Io seleziono questo che è il mio filmato che ho trasferito dal telefono o dalla videocamera direttamente sul computer. In questa prima domanda vi verrà chiesto se volete trasformare il vostro progetto con le stesse caratteristiche del filmato originale, cioè deve avere lo stesso frame rate, la stessa risoluzione. Quindi nella maggior parte dei casi la risposta sarà sì, quindi cambia tranquillamente e adattati alle caratteristiche di questo mio video. Questo è appunto un video che io ho girato tutto di un fiato e che adesso devo andare a montare, tagliare i pezzi che non servono, quindi lo vado a prendere con il tasto sinistro del mouse e lo trascino in questa maniera all'interno della mia timeline e appunto poi rilascio. Vedete che ora il mio video è stato posizionato qui e scorrendo, muovendo il touchpad a destra o a sinistra, o se avete un mouse tenendo cliccata la rotellina centrale, potete spostarvi a destra e a sinistra della vostra timeline e vedere tutto il video. Dovete posizionarvi in questa area qua superiore con il mouse appunto per andare a destra e a sinistra. Cliccando con il mouse spostate ovviamente quello che è il cursore, tenendo schiacciato, vedete, potete muovervi all'interno della vostra timeline con la vostra preview in questa zona. Agendo su questo cursore potete aumentare o diminuire quello che è lo zoom per entrare fine nei minimi dettagli e avere il massimo controllo del movimento sulla vostra scena, o appunto fare uno zoom out per muovervi più velocemente all'interno del vostro filmato. Ora dovremo andare a eliminare da questo nostro filmato tutte le parti appunto del filmato che non servono, e per questo ci aiuta moltissimo quella che è la traccia audio, perché vedete che è stata riprodotta graficamente quella che è l'onda sonora, cioè quando io sto parlando o quando non sto parlando. Io solitamente nella registrazione appunto dei video faccio
dei pezzi, dico delle frasi, poi magari mi fermo, mi sono segnato degli appunti da qualche altra parte, magari li do una sbirciatina e poi riprendo a parlare. Quindi quello che dovrete fare ora è tagliuzzare letteralmente quello che è il vostro filmato per avere poi un'unica successione di piccole clip che rappresenterà appunto il filmato finale. Per farlo dovrete usare questo strumento, è praticamente uno strumento che vi permette di andare a tagliare il vostro unico filmato in tante clip. Per farlo dovete appunto posizionarvi in questa maniera e fare un click con il mouse. Il suggerimento è quello di memorizzare i tasti rapidi per passare tra questi due elementi in maniera tale che voi possiate utilizzare la freccettina che vi permette di appunto muovervi all'interno del vostro filmato e ovviamente il blade, la lametta che vi permette di andare a tagliare le parti del filmato. Non è detto che ovviamente tutte le parti in cui state parlando sono perfette, perché magari avete iniziato e poi vi siete, come dire, impappinati, avete sbagliato la frase e l'avete ripetuta nuovamente. In questo caso il mio consiglio per individuare ovviamente i pezzi che vanno scartati è quello di posizionarsi verso la fine di ogni elemento, dove vedete che ovviamente c'è il parlato dell'audio, con la barra spaziatrice fate partire a velocità normale il vostro filmato e potete capire effettivamente se avete concluso la frase in maniera corretta o se l'avete tagliata a metà perché vi siete impappinati. Quindi vi posizionate alla fine di ognuna, se la frase va bene, allora ok, posso andare a tagliarla senza problemi. Se invece ad esempio immaginate che questa l'avete sbagliata, allora deve essere scartata, tanto vale tagliare all'inizio in questa maniera. Vi spostate, dovete scartarla, mentre anche questa per esempio è sbagliata, mentre questa è sbagliata e questa è giusta, ok, quindi questo non serve, andate a tagliarlo tutto. Dopodiché selezionate le parti che non volete e con un bel tasto di cancellazione potete andare a eliminarlo. Questo software è dotato di auto ripple, quindi vuol dire che se voi utilizzate il delay anziché il cancio, per esempio sul Mac la combinazione shift e backspace, in automatico quando viene eliminato il pezzo di clip il restante filmato viene ovviamente automaticamente collegato alla clip precedente. Un altro modo per andare a agire direttamente sulla clip in maniera più minuziosa, potete anche andare ad afferrarla in questa maniera: quando il cursore diventa questa sorta di piccola parentesi, tenete schiacciato il mouse e andate, vedete, a ridurre quella che è la dimensione della clip, effettivamente andando a cancellare parte del filmato. Dopodiché potete selezionare la clip o selezionare più clip e se le prendete potete tranquillamente spostarle nella timeline. Immaginiamo che dopo che avete fatto tutto il lavoro di taglia e cuci, come dire, avete tolto tutte le clip, tutti i pezzi di filmato che non servono e questo è il vostro filmato finale, è il risultato praticamente dell'unione di tutte queste piccole clip. Ora vi aggiungo due suggerimenti, che è praticamente quello che io faccio quando vado a montare il video. Se lo notate, io praticamente, come dire, salto con l'immagine avanti e indietro per facilitare la visione e oscurare in qualche maniera, mascherare quelli che sono ovviamente questi piccoli salti tra una clip e l'altra. Quello che faccio io ovviamente è andare a cambiare quella che è la dimensione della clip facendo una sorta di effetto zoom, e lo faccio, è possibile farlo in questa semplice maniera: andate a selezionare la clip di cui volete cambiare l'inquadratura, cliccate su questo tasto, vedete che sulla freccetta ci sono diversi strumenti, questo si chiama Transform, andate a prendere nell'angolo in basso a sinistra il contorno di questo rettangolo e andate a tirare la clip in questa maniera, andando anche a riposizionarla. L'effetto finale che otterrete ovviamente sarà questo. La fotocamera e non l'obiettivo. Tutti gli smartphone hanno sistemi di messa a fuoco. Se ora volete inserire quello che è del materiale di repertorio, qualche immagine per rendere un pochettino più interessante il vostro video, allora potete fare in questa maniera. Andate prima di tutto a prendere l'immagine.
e dopodiché trasportiamo la nostra immagine sopra alla timeline, nella posizione che più preferiamo. Ricordatevi che la timeline va dall'alto verso il basso, cioè quello che c'è dall'alto va a nascondere quello che c'è sotto, quindi la precedenza ovviamente c'è sempre, come detto, dall'alto verso il basso. Ho posizionato l'immagine, il risultato del mio video ora sarà questo. Ho anche un modello di fascia bassa, però hanno un... Ti do però già un suggerimento perché se... Voi potete utilizzare le immagini ovviamente per mascherare quelli che sono i vari salti, dettagli che avete fatto, o anche semplicemente ovviamente andare a utilizzarle appunto come immagini di repertorio o di aiuto a quello che è il video che state sviluppando. Avere un'immagine fissa alle volte non aiuta molto a godersi il video, quindi vi do velocemente un altro suggerimento per renderli un pochettino più, come dire, movimentata con il classico effetto zoom. Quindi selezionate l'immagine, andate sempre in questa casellina, ovviamente con il transform, e potete sempre andare a spostare l'immagine come volete e come volete appunto posizionarla, addirittura farla più piccola e lasciarla in sovraimpressione. Ma il nostro scopo di ora è quello di effettuare praticamente uno zoom. Andiamo a selezionare Dynamic Zoom e vedete che ci sono due rettangoli, uno verde e uno rosso. Il verde è il rettangolo di inizio, cioè la dimensione che l'immagine, la parte dell'immagine che deve essere visualizzata all'inizio, e appunto il rosso è quella finale. Se noi lasciamo così, ovviamente possiamo anche cambiarli, ma lasciamolo ad esempio così, vediamo cosa succede. Aggiungo un ultimo dettaglio, nel caso in cui vogliate applicare delle transizioni o degli effetti, cose che ovviamente io non suggerisco molto, forse meglio il taglio netto, ma se proprio volete, senza sbizzarrirvi troppo, basta cliccare su questo tasto Effects Library e troverete proprio qui sotto quelle che sono le varie transizioni. Ad esempio applichiamo un cross dissolve sull'immagine stessa, ci spostiamo di qua, clicchiamo e teniamo cliccato con il tasto sinistro e trasportiamo sopra all'immagine quella che è il nostro effetto, posizionandolo dove vogliamo. Posizioniamo qua, lo lasciamo andare. Il risultato qual è? Eccolo qua. Uno smartphone, anche un modello non da 1000 euro. Anche un modello. Avete visto? Non c'è più lo stacco netto come succede ora, ma c'è stata una piccola sfumatura. Anche un modello non da 1000 euro, anche un modello. Tutti questi strumenti sono sufficienti per permettervi di creare quello che è un filmato decente, con i tagli alla giusta maniera, con l'inserimento di quelli che sono appunto dei contributi con alcune immagini, ma possono essere anche ovviamente dei video senza particolari problemi. Vi faccio un esempio, vado a prendere un altro mio video che non c'entra assolutamente nulla. Potete, come vedete, in questo caso anche posizionarlo direttamente da una cartella alla timeline, anche se non ve lo suggerisco. Attenzione quando utilizzate un altro video, che deve andare sempre sopra quello che sono gli oggetti presenti nella timeline, perché altrimenti guardate cosa succede con l'audio, va a sostituirsi, cosa che non vogliamo, quindi rilasciamolo in questa maniera. Qui abbiamo l'audio che non ci interessa, possiamo staccarlo dalla clip o molto più semplicemente afferrate questa linea molto sottile, tirate verso il basso per eliminare l'audio, praticamente diminuire l'intensità, e ora vedete che abbiamo un'altra clip, cioè quando io faccio partire cambia precisamente la clip sopra. Addirittura possiamo, come vi ho fatto vedere prima, andiamo in transform, mettiamo un'altra clip sopra un'altra e facciamola partire in questa maniera. Insomma, avete visto, non è veramente nulla di complicato, non vi ho spiegato tutto il funzionamento, non vi ho spiegato tutto quel sacco di voci che ci sono, ma con questo riuscirete già a creare dei video, come detto, più che soddisfacenti. Ora passiamo alla fase di rendering, sempre con DaVinci Resolve è molto semplice, perché andiamo qui sotto, qua ci sono gli altri strumenti di cui vi parlavo, la possibilità di fare della color correction, la possibilità di fare dell'editing avanzato, ma tutte cose che non vi interessano per il montaggio video basilare. Questo è l'editor audio, quindi andiamo da edit, che è quello che interessa a voi, a deliver, che è la parte ovviamente che ci permette di fare il rendering del video. Per farlo cliccate su deliver, poi andate nella zona qui in alto dove ci sono i vari formati, c'è già il formato per YouTube, da questa freccettina potete
scegliere la risoluzione 720p, 1080p o 4K, per noi va bene 1080p, e dopodiché fate Add to Render Queue. Qua potete dare tranquillamente un nome e ve lo trovate da questa parte. Poi cliccate su Start Render e inizia il rendering del vostro filmato. Dopo qualche minuto sarà pronto. Bene amici, io mi fermo qui. Come detto, non voleva essere questo un videocorso completo, ma bensì un corso molto basilare, però come avete visto si riesce già a creare dei progetti decisamente interessanti e abbiamo imparato tutto in pochi minuti. Fatemi sapere cosa pensate di questa, anche non solo questo video, questa serie di video, perché comunque ho scalfito, come dire, solo la superficie delle tante cose che si possono approfondire se siete appunto interessati in questa carriera su YouTube o in generale se volete creare video, registrare video, montare video. Fatemi sapere appunto se c'è qualche dettaglio che desidereste approfondire, magari un video appunto su come girare video, un po' di recitazione o qualcosa di più complessa per il montaggio video. Sono a vostra disposizione, lasciatemi un commento qui sotto e vi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale, ci sono anche i miei social. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!